Un po' di pepe sulla questione delle alleanze, perché invece io vorrei andare a parlare proprio della possibilità di alleanze con Roberto Parazzini, il responsabile di Deutsche Bank in Italia, e con Stefania Bariatti, che è professoressa ordinaria di diritto internazionale. No, ma quando Ah, arrivano ben vengano, eh. Quando arrivano quando ben vengano. arrivano, ma noi possiamo stare tranquilli? Io direi, nel senso io e lei. Lei, noi di lei, Sì, perché lei mi toglie sempre le. io ho appena ricomprato, praticamente abbiamo il 72% dell'azienda, ricomprato in quest'anno e mezzo, quindi Ok, noi andiamo in una direzione precisa. opposta, va bene, la ringrazio molto, Buona giornata a grazie mille, tutti, arrivederci, buona arrivederci. giornata. Allora, io appunto, scusate se io ogni tanto guardo da un'altra parte, perché guardo se arrivano le domande sul cellulare e sul mio computer. Allora, ho detto quindi che adesso volevo andare a parlare con Roberto Parazzini, che è Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia, e con Stefania Bariatti, professoressa ordinaria di diritto internazionale alla Statale di Milano. E con loro io in realtà vorrei proprio un po' capire, da un punto di vista di una banca, quindi di qualcuno che accompagna le imprese, qual è un po' la loro visione, ingegner Parazzini, qual è la vostra visione rispetto alla possibilità di alleanze, mentre poi con la professoressa Bairati vedremo anche quali sono poi gli ostacoli che si incontrano durante questi processi di aggregazione. Ingegner Parazzini è in muto, credo. Sì, deve togliere. Eccoci. Silvia, Sì. se mi permetti, prima di partire volevo fare gli auguri di buon lavoro all'ingegner Parazzini, che credo che sia uno dei primi appuntamenti che fa dopo la sua nomina a Deutsche Bank. Noi abbiamo conosciuto per tantissimo tempo l'ingegner Valeri alla guida di Deutsche Bank, è una novità, quindi anzi lo ringrazio perché è uno dei primi appuntamenti pubblici, credo che sia questo che ha voluto dedicarlo al Corriere. Naturalmente saluto anche la professoressa Bariatti, che oltre che esperta di diritto internazionale ha avuto anche lei una lunga esperienza alla guida di una banca, un'esperienza alla guida di una banca. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie, Grazie, grazie direttore. direttore. Grazie, le confermo che non è esattamente uno dei primi, ma è il primissimo e sono proprio contento che questo succeda con RCS, che è un'azienda che ho sempre seguito con grande curiosità e ammirazione. Quindi grazie a lei, grazie alla dottoressa Sacchi e RCS Academy per questa opportunità. Ma allora, intanto perché Deutsche Bank? Deutsche Bank, in quanto banca internazionale, ha diverse angolazioni da cui guarda a questo settore. C'è giustamente l'angolazione del prestatore, no? Quindi di chi si trova spesso a sostenere iniziative come quelle di cui parleremo tra poco, e poi c'è una necessità di studiare il mercato di riferimento, come diceva il dottor Della Valle. Anche noi, come Intesa, come UniCredit e Mediobanca, siamo molto vicini al mercato e con il nostro centro studi, in particolare, ci occupiamo di settori che, come quello della moda e del lusso, sono di grande interesse anche per gli investitori con cui lavoriamo. Quindi proverò magari a darvi una prospettiva semplice, diciamo poche considerazioni che rappresentano e sintetizzano la nostra view, che poi cercheremo magari di combinare anche con il contributo della professoressa su temi ben più complicati rispetto a quelli che gestiamo noi come banca. Allora, qual è la strada? Diceva, si parla spesso quando si guarda una strada di aggregazioni, quello che i banchieri d'affari chiamano M&A, no? Quindi le fusioni e le acquisizioni. E di solito c'è molto rumore quando si verificano queste situazioni, anche perché noi siamo molto fieri giustamente dei nostri marchi, e quindi quando succede qualcosa attorno ai nostri marchi c'è sempre una sorta di sollevazione popolare. Quali sono i razionali nel mondo delle acquisizioni e delle aggregazioni? Allora, innanzitutto, per costruire un brand,
ci vogliono decenni, se non addirittura secoli. Non è una passeggiata, non è come nel mondo del tech, in cui bastano a volte poche settimane. E molti brand, tra l'altro, sono legati a famiglie, a imprenditori, spesso anche a creativi. E come diceva giustamente il dottor Della Valle poco fa, per comprare ci vuole uno che vende, quindi da questo punto di vista bisogna incontrare entrambe le necessità. Noi abbiamo visto epoche diverse che sono state caratterizzate da momenti di aggregazione anche molto distanti tra loro, dagli anni 80 con la creazione dei primi conglomerati, li abbiamo citati poco fa, fino ai giorni nostri in cui anche gli americani hanno iniziato a creare questo concetto di diversificazione basato sui brand. Oggi si sta un po' a guardare, se vogliamo, vuoi il periodo di crisi e vuoi il fatto che forse si sta vivendo la quiete questa volta prima della tempesta, perché molti si aspettano che qualcosa si muova anche molto velocemente una volta che la situazione si sia stabilizzata. E allora la domanda principale... No, volevo dire, in effetti ci sono tante voci sul mercato. Sì, confermo. Ma la domanda principale in questi casi è: ma è vero che piccolo è peggio? È vero che diventare più grandi aiuta in questo mondo? Ma sicuramente diventare più grandi porta dei vantaggi di vario genere. Pensiamo alla capacità di fare lobbying, ad esempio, di alzare la voce, come si suol dire. Chi è forte, chi è articolato, riesce a far sentire le proprie esigenze negli ambienti istituzionali molto meglio di chi è piccolino. Ma anche accesso a risorse, capacità di acquisto sicuramente, ma anche accesso a risorse manageriali, a risorse finanziarie, se pensiamo alle banche. E qua devo dire che i francesi sono stati molto bravi nel creare dei cosiddetti conglomerati in cui hanno affiliato e unito brand diversi, ma rispettandoli e preservandoli, godendo così dei vantaggi su entrambi i fronti. E poi un altro vantaggio del diventare grande, e qua mi perdoneranno coloro che si sentiranno chiamati in causa, è che in questo modo vengono anche un po', non dico ridimensionati, ma magari rivisti gli ego, no? Che sono i caratterizzanti principali di tanti dei brand della moda e del lusso. Non che l'ego sia negativo, anzi, l'ego è il motore della creatività e la ragione principale del successo, ma un ego costruito e sviluppato all'interno di un gruppo più ampio sicuramente riesce a produrre dei risultati, se vogliamo, più ordinati. In tutto questo, se guardiamo il tema dal punto di vista dell'Italia, l'Italia oggi, lo si è detto nelle passate edizioni, anche oggi lo richiamava in alcuni passaggi il dottor Della Valle, il Made in Italy è un carattere distintivo. Gli altri vengono da noi a produrre perché riescono a utilizzare delle filiere o delle filiere di filiere che non hanno uguali nel resto del mondo. Ma non basta più, quindi si guarda un modo nuovo di gestire la domanda, si guardano a canali diversi di distribuzione, si guarda, se vogliamo, anche a nuove esperienze di vita legate all'acquisto, il concetto di travel retail, cioè viaggiare e acquistare moda durante l'esperienza di viaggio, proprio nel nostro paese ha trovato uno dei destinatari più importanti ed è una, tra l'altro, delle situazioni che stiamo soffrendo di più. E non dimentichiamoci, al capitolo non basta più, anche che in momenti di crisi proprio come questo, chi è più grande soffre di meno, e questo sarà sicuramente uno degli elementi che velocizzeranno, faranno succedere cose su questo fronte. E allora qual è il futuro? Se proviamo a prevedere cosa succederà domani, che cosa ci possiamo aspettare? Allora, innanzitutto siamo forti, l'Italia è forte e questa forza caratterizzerà anche il futuro delle aziende italiane e dei brand nostrani. Noi abbiamo il maggior numero di marchi in tutte le classifiche, secondo Google il Made in Italy è il terzo brand al mondo addirittura, che è un tema che viene ripreso troppo poco spesso dai media. E in più dal punto di vista del design, della creatività e anche del management, non possiamo certo invidiare gli altri. Certo, forse è arrivato il momento di farci delle domande rispetto alla dimensione di alcune realtà, perché la dimensione spesso e volentieri porta dei grandi vantaggi, lo dicevo prima, in momento di crisi, ma anche in momenti di espansione, perché consente di guardare con più ottimismo, più capacità di spesa a situazioni che magari in condizioni normali sono meno accessibili. Quindi uno sguardo a chi fa meglio di noi da questo punto di vista, mi permetterei di consigliarlo a tutti coloro che si affacciano a questo tipo di opportunità. Allora, ha citato alcuni passi importanti, perché è vero che si fa
fa molta fatica a distaccarsi dalla propria azienda, no? L'Italia è una grande creatrice di imprese, peraltro poi vedremo che è anche una grande generatrice di manager che però sviluppano aziende all'estero. Quindi io credo che una certa riflessione anche appunto in corso ci sia, ci sono tante voci, c'è un grado di maggiore collaborazione in questo momento si sta vedendo tra le imprese italiane, perché la verità è che un grande gruppo quando va a cercare per esempio a prendere degli spazi di distribuzione ha certamente una posizione dominante rispetto ad altri marchi che sono singole. Per questo infatti chiedo alla professoressa Bariatti se può, perché non la vedo sul mio computer, perché appunto si sente molto spesso dire sì, io voglio andare in quel mall cinese, però è già passata LVMH che, siccome ha tot marchi, ha già preso tutto il primo piano, tutto piano terra, poi un po' poi è arrivata Kering che ha altrettanti marchi, ha un po' meno, ma insomma ha un bel pacchetto di marchi, tra cui Gucci, quindi ha preso anche lei un pezzo del mall e io che sono da solo non riesco a farmi spazio. Allora io volevo capire se esiste un problema a questo punto di dominanza del mercato. Stefania Bariatti non la vedo. Io ci sono. Ok, perfetto, ti vedo. Allora grazie dell'invito, perché è un momento caldo per discutere questi temi e per valutare la situazione. Un problema di dominanza secondo me ancora non c'è, perché se guardiamo alla prassi della Commissione Europea e delle autorità antitrust in giro per il mondo che si occupano delle concentrazioni che si sono realizzate negli ultimi 20 anni, diciamo, vediamo che lo spazio per future aggregazioni ancora c'è. Cioè le autorità antitrust continuano a seguire un'impostazione che è stata data dalla Commissione nel caso Gucci, quindi circa 20 anni fa, che è un'impostazione molto ampia. In Gucci la Commissione Europea aveva distinto tra i prodotti del lusso e il non lusso, lasciando un calderone in un calderone unico tutti i prodotti del lusso, e dal punto di vista geografico aveva indicato una dimensione sovranazionale. Questo mi sembra che non sia cambiato. Faccio una parentesi, i due mercati sulla cui base vengono effettuate le analisi sono il mercato del prodotto e il mercato geografico, e quindi la sostituibilità di questi prodotti per i consumatori. Nei successivi casi invece di una decina di anni fa che riguardano le due masce, che sono Bulgari e Loro Piana, la Commissione ha provato a distinguere dei sottosettori, quindi ha cominciato a compartimentare e a valutare gli effetti delle operazioni nei singoli sottomercati del lusso, pelletteria, gioielleria, profumi e così via. Però anche in questa sottosegmentazione non è arrivata a definire chiaramente, perché non ha avuto bisogno di farlo, erano operazioni che ancora non raggiungevano delle dimensioni rilevanti, ma non è arrivata a definire compiutamente il mercato. Ed è significativo che nel caso Loro Piana la Commissione abbia detto che le osservazioni che sono state fatte dai concorrenti non permettevano di dare specificazioni ulteriori, quindi significa che anche l'approccio generale dell'industria a una sottosegmentazione, quindi a un'analisi più ristretta dei mercati, non è matura. In questa situazione tutte le operazioni che sono state effettuate finora sono passate, quindi l'analisi della Commissione Europea non ritengo che cambierà molto presto. Solo in forse in settori tipo la pelletteria, se si arriva a una definizione, si potrebbe in alcuni casi arrivare a limitare la concentrazione, però siamo ancora in quote che comunque le vediamo sono sotto il 20% dei mercati che sono stati individuati, quindi lontanissimi da quella che tecnicamente si definisce una posizione dominante. Tecnicamente,
Certo, c'è un altro tema che è un po' opposto, e cioè che in realtà poi quando c'è da decidere su una posizione, se su una posizione pensiamo per esempio al caso Essilor Luxottica piuttosto che non LVMH con Tiffany, poi la verità è che ci vuole più di un anno perché l'acquisto di LVMH, di Tiffany da parte di LVMH risale a novembre scorso e stanno arrivando adesso gli ok, no? Ecco, quanto si è parlato prima della velocità che è necessaria in questo momento, quanto, cioè, come deve cambiare questo antitrust? Se deve cambiare, in una battuta, perché poi torno all'ingegnere Parazzini, perché abbiamo delle domande dei nostri. Dei nostri anche lettori. L'antitrust europeo è molto lento, effettivamente. Tante volte sospende in attesa di informazioni da parte delle imprese e da parte loro le imprese che hanno notificato prendono tempo per valutare la situazione e per fare delle offerte alla Commissione di impegni che permettano di risolvere positivamente la situazione. Questo succede soprattutto nelle concentrazioni complicate, evidentemente. Qui non c'è complicazione, ma le operazioni di concentrazione di questo genere sono complesse. In altri settori la Commissione ha dimostrato di recente di poter essere veloce. L'Unione Europea in sé, in questa crisi Covid, ha adottato tante misure in tempi che non immaginavamo neanche. Forse anche nel settore dell'antitrust, in cui è partita una ricognizione, quindi una consultazione su un ammodernamento delle regole, forse si arriverà a tempi un po' più ristretti, un po' più compatibili con i tempi delle imprese, perché abbiamo visto situazioni appunto di mesi e mesi e mesi di attesa in cui il mercato nel frattempo si muove, il mercato va avanti, non aspetta le decisioni dei regolatori. No, anche perché poi nel frattempo, essendo intervenuta la pandemia, poi si rivedono anche tutti i valori, o comunque diciamo ci sono negoziazioni in corso. Volevo tornare all'ingegnere Parazzini per continuare il discorso appunto sulle ragioni e quelli che sono i processi di crescita dei grandi gruppi internazionali. Scusate se ogni tanto passo da un argomento all'altro, ma sono tutti molto correlati. Sì, guardi, da questo punto di vista io vorrei lanciare, non dico una provocazione, ma forse No, uno no, spunto di la riflessione. lanci, è Uno spunto, importante. chiamiamolo spunto di riflessione, perché poi guardando i grandi gruppi, che poi stiamo parlando dei francesi di fatto, perché siamo molto concentrati da quelle parti, dai nostri cugini transalpini, ma fanno meglio di noi? E se sì, che cosa fanno meglio di noi? Questa credo sia la domanda più importante. Se noi guardiamo le classifiche di brand, diciamo meglio reputati, che la gente ama di più in giro per il mondo, non c'è gara, nel senso che i brand italiani nella classifica dei top 50 ce ne sono 16 italiani e ce ne sono solo 10 francesi. Quindi il pubblico, il mondo, e io ho seguito nella mia carriera tanti clienti di elevati patrimoni, quindi c'è questo amore infinito per il bello coltivato e promosso dall'Italia. E allora cosa abbiamo in meno? Probabilmente la risposta oggi è una sola: abbiamo in meno il valore economico di questi brand. Se andiamo a valutare quanto questi marchi sono valorizzati sul mercato, mediamente il brand di emanazione francese ha un valore superiore di circa il 50%. E allora, da questo punto di vista, la riflessione deve riguardare il modo migliore per arrivare a competere e diventare più bravi, aggiungerei, anche su questo fronte. Come si fa? Ovviamente le strade sono tante e le risposte probabilmente variano a seconda dell'impresa, dell'azienda di cui stiamo parlando. Un elemento, secondo me, fondamentale è il supporto da parte del sistema paese. Il modo in cui il sistema Francia riesce a supportare le sue aziende sicuramente è diverso rispetto a quello italiano. Non voglio citare necessariamente il presidente Macron che riceve i dirigenti d'azienda o promuove determinati circoli in cui si discutono tematiche relative alla crescita, ma tocchiamo magari tutte le agevolazioni o addirittura le sovvenzioni che il governo francese riesce ad erogare per favorire lo sviluppo di questo business. In Italia sicuramente ci sono tante cose buone, se penso anche a tutto il circuito educativo, noi riusciamo a formare in questo campo dei veri professionisti leader del settore, però in certe situazioni
cogliamo una certa differenza, insomma. Quindi anche il fatto che nella task force guidata dal dottor Colao non ci fosse un esponente della moda a portare le esigenze del settore, che è un settore fondamentale per il paese, è sicuramente un dato importante di cui riflettere. Come diceva il direttore Fontana, il sistema moda è più vivo che mai, quindi non dobbiamo preoccuparci sulla salute del sistema, ma sicuramente le risorse, le capacità vanno valorizzate. E allora la domanda è: che sia la volta buona per creare finalmente il conglomerato italiano? Dopo vediamo, perché Michele Norsa è anche non soltanto il vicepresidente esecutivo di Ferragamo, ma è anche industrial partner di FSI, e quindi magari questa domanda gliela poniamo dopo. E poi penso che il dottor Salzano prenderà la sua provocazione sul fatto di fare appunto finalmente sistema. Voi come banca sarete parte di questo progetto? Di queste cose di cui si parla? No, non lo so. Vediamo, vedremo. Ci sono tante domande. Allora, parlando di grandi gruppi, no? Un nostro lettore e ascoltatore ci chiede: chi è che decide se le fabbriche produttive di un'impresa rimangono in Italia o emigrano all'estero? Il mercato o la volontà dell'imprenditore? Chi è che chi vuole rispondere? O Stefania Bariatti, dai. E direi che è un mix di entrambi, cioè il mercato che detta le regole all'imprenditore. Qua c'è un imprenditore che ci può dare una risposta precisa, però certamente l'abbiamo visto in tutti i settori, l'imprenditore va a produrre dove gli costa meno. Qui però nel settore della moda mi sembra che la capacità e la professionalità dell'artigianato italiano, delle filiere italiane che lavorano per le grandi firme siano tali che la delocalizzazione non è possibile, hanno retto a delocalizzazioni selvagge in altri settori. Quindi la capacità, la competenza, l'abilità sono degli elementi che non sono delocalizzabili o trovabili così facilmente in altri paesi. Quindi credo che questo dovrebbe limitare le preoccupazioni, come diceva anche il dottor Della Valle prima. Ecco, volevo se posso. Sì, infatti volevo anche un suo parere, visto che avete l'altra, diciamo, stiamo guardando tutti questi argomenti da varie angolazioni. Da varie prospettive. Quindi... Ma io condivido al 100% la risposta: l'imprenditore decide, ma decide sulla base delle dinamiche di mercato, quindi da questo punto di vista è condizionato nelle sue valutazioni. Il caso della moda è un caso molto particolare, perché a differenza di decine di altri settori merceologici, in cui tipicamente è il costo di produzione la variabile più rilevante sulla base della quale prendere la decisione di localizzazione, Qua no, perché parliamo di elementi distintivi nei processi di lavorazione, perché parliamo addirittura di come il modo di costruire, concepire, costruire un prodotto influenza addirittura le attività di vendita. E il settore della moda, come nessun altro, riesce a conservare dei margini di altissimo livello rispetto a tante altre aree merceologiche, anche grazie a questo tipo di percezione da parte del pubblico. Quindi non vedo nel breve e nel medio termine nessun tipo di variazione rispetto alla politica intrapresa, diciamo, negli ultimi decenni. C'è ancora una domanda di Alessandra Lupaccini. Siamo un po' in chiusura di questa nostra parte, però dice in merito al discorso di preservare il Made in Italy, credete che la tecnologia possa essere di supporto nel contrastare il mercato della contraffazione? La tecnologia blockchain nello specifico è utilizzata nel tracciare il percorso di produzione, di distribuzione e commercializzazione dei beni a tutela del brand. Ritenete che sia utile una politica istituzionale in tal senso? Chi di voi due vuole rispondere? Ingegnere? Professoressa? Ladies first. First. Questa è una domanda da rivolgere all'imprenditore, cioè il tracciamento della contraffazione è qualcosa che si effettua da tantissimi
da tantissimi anni all'inseguimento del contraffattore in giro per il mondo. Mi è capitato di assistere clienti che andavano a fare causa dappertutto. Il blockchain certamente potrà aiutare, ma è uno dei temi cruciali della protezione del nostro Made in Italy. Qualunque nuovo strumento è bene accetto, è bene accolto. Quello che poi servono sono gli strumenti giuridici per attivare la protezione e quindi trovare nei paesi dove hanno sede i contraffattori la tutela che permetta di riportare la situazione nell'alveo della legalità sostanzialmente. Quindi quello che ci vuole, al di là di strumenti che certamente sono sviluppati e sviluppabili, è la garanzia della protezione in tutti i paesi. Io ricordo la vecchia storia, cioè una storia quando si è aperto il mercato cinese si è discusso tanto sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista delle vendite, si è discusso tanto della necessità di garantire la tutela del Made in Italy in un mercato in cui i marchi avevano poca protezione, no? Eppure piano piano ci si è arrivati. Ecco, io ricordo che non è cambiato qualche cosa, ma poi magari le persone che del settore come il dottor Norsa mi potranno smentire, che noi siamo ancora un paese, l'Europa non ha ancora il famoso Made in, mentre per andare in Cina bisogna dichiarare il Made in, cioè siamo rimasti appunto un pochino fermi su questo tema. Ingegnere, non so se lei voleva rispondere alla domanda. Aggiungo soltanto che io sono personalmente un grandissimo fan delle tecnologie blockchain, credo che abbiano un potenziale enorme che abbiamo visto solo in minima parte. Spero che non si debba aspettare un casus belli, tipicamente qualcosa che non va, per poter vedere un'esplosione di questa tecnologia, un po' come è successo per le videoconferenze al tempo del Covid, insomma, potenzialità che erano già lì e che si sono scoperte solo per necessità e non per programmazione. E condivido il fatto che qua il ruolo della politica e delle istituzioni è molto importante per assicurare che ci sia poi un contesto, una cornice regolamentare adeguata rispetto a una buona diffusione. Sarebbe molto molto utile. Bene, allora io abbiamo ancora delle domande, purtroppo come sempre non riesco a farle assolutamente tutte e niente, vi ringrazio moltissimo Stefania Bariatti, prima che ha difeso diverse persone perché è anche avvocato, l'ingegnere Barazzini, e la ringrazio per grazie. Essere stato con noi nel suo primissimo appuntamento e, grazie a voi e niente, grazie tantissimo.